Quando lo vado? Nelle menopause lo vado a dare. Menopause chirurgiche, menopause anticipate spontanee, menopause da chemio, da radio, ma anche tutta una serie di patologie a cui purtroppo i medici non pensano, autoimmuni e infiammatorie. Perché questo? Perché i nostri soldati di difesa, che si chiamano mastociti, degranulano, ossia sparano nei tessuti e liberano tutte le sostanze infiammatorie quando gli estrogeni fluttuano. Mentre il testosterone è un calmante. Voi direte, qual è l'evidenza? Facile. Fino alla pubertà, bambini e bambine hanno la stessa prevalenza, il rapporto è 1-1, di malattie infiammatorie e autoimmuni, con qualche rara eccezione su base genetica. Dopo la pubertà, nelle donne, nelle bambine, nelle adolescenti e poi nella donna, le malattie infiammatorie e autoimmuni triplicano, hanno un odds ratio 2.53 rispetto all'uomo. Allora, se io voglio confermare, che cosa faccio? Vado a dosare, come faccio nella donna che ha l'artrite reumatoide, la fibromialgia, il lupus, eccetera, cioè parlo di malattie molto importanti, croniche, invalidanti, il livello del testosterone totale e libero, l'SHBG, e il DEA, e li trovo regolarmente più bassi della media. Cosa importante, se con consenso informato e sotto contraccezione prescrivo questi ormoni, queste donne mi dicono, dottoressa, è cambiata la mia vita. Quindi, perché l'abbiamo visto? Il corpo della donna costruisce questi ormoni e ne ha bisogno. Sfortunatamente li perde più degli uomini. Quando li diamo in tutte queste situazioni cliniche, come li diamo? Abbiamo il DEA per bocca a 10, 25 o 50 mg, anche qui faremo una scelta adeguata, a seconda del peso della donna, della patologia, della sua età. E qual è il punto importante? Quando noi andiamo a esaminare che cosa succede nel corpo della donna quando noi somministriamo il DEA, vediamo delle cose straordinarie. Intanto il DEA è il grande genitore di tutti gli ormoni sessuali, testosterone, estrogeni, progesterone, ma fa una cosa formidabile. Aumenta i livelli plasmatici all'interno del range di normalità per tutti gli ormoni sessuali, con un'eccezione formidabile. L'unico ormone che si riduce quando noi somministriamo il DEA è il cortisolo, che invece è l'unico ormone che cresce con l'invecchiamento e che è il grande marcatore dell'invecchiamento patologico. Quindi noi abbiamo, grazie a studi scientifici, tra cui quelli fatti dal professor Genazzani, qui di Pisa, italiano, che effettivamente questo ormone si traduce in salute a una condizione che io dico sempre ai miei pazienti: stili di vita adeguati. Perché? Perché questo ormone viene utilizzato, viaggia nel sangue, arriva ai tessuti e viene captato dalle cellule che noi utilizziamo. E qui viene un aspetto importante: se la donna fa attività fisica, come io sempre raccomando, il muscolo, la cellula muscolare capta il DEA, lo trasforma in testosterone ed estradiolo, attiva tutta la grande macchina costruttrice cellulare, mi costruisce la tropomiosina, l'actina, ossia le proteine contrattili. Ed è questa la ragione per cui stili di vita, attività fisica e terapie ben fatte fanno una sinergia formidabile. L'esempio che io faccio con i miei pazienti è questo: io vi do tutti gli ingredienti per la torta che si chiama muscolo, o che si chiama osso, o che si chiama cervello, ma se voi non li impastate con l'attività fisica, va tutto nel cestino. Quindi, certamente terapie appropriate, ma stili di vita adeguati. Per quanto riguarda la vagina, importantissimo sapere che ci sono delle ragioni precise per le quali somministrare in vagina testosterone, oppure deidropiandrosterone, oppure il prasterone, ha dei vantaggi formidabili per la salute della donna. La prima ragione è che in vagina noi abbiamo un terzo di fibre nitrergiche, due terzi vipergiche. Cosa vuol dire? Che un terzo delle fibre nervose in vagina utilizzano il testosterone o il DHEA come fattore permittente per dire ai vasi: dilatatevi e datemi una buona lubrificazione. Gli altri due terzi sono vipergiche, ossia il fattore permittente è l'estrogeno, che permette di dire al nervo: dai al vaso lo stimolo per dilatarsi e consentire quel passaggio di liquidi che mi dà una buona lubrificazione. La seconda ragione è che l'uretra e la base vescicale e la parete vescicale sono ricchissime di recettori per il testosterone. 40 anni di esperienza clinica mi hanno insegnato che la sinergia tra estradiolo o estriolo vaginale e testosterone mi riduce anche in sintomi di urgenza menzionale,
Tanto è vero che la mia mamma, che ho curato fino a 85 anni, li chiamava i farmaci della dignità, testosterone, DEA e estradiolo. Altra cosa importante è anche il pavimento pelvico, ossia i muscoli che sostengono il bacino, sono ricchissimi di recettori per il testosterone nella donna. Quindi, mettendo lì questi ormoni, io do un nutrimento specializzato e specifico anche ai muscoli del pavimento pelvico, che sono poi fondamentali anche nella fisioterapia per mantenere meglio le funzioni di supporto e mantenere meglio quella funzione, diciamo così, anche di rappresentazione di corpo sano. Quindi un testosterone, un prasterone, un DEA vaginali mi danno un premio che è quello di mantenere una vagina viva nella sua citoarchitettura. Cosa vuol dire? Che io non vado solo a nutrire la mucosa, non vado a fare una fiction di eccitazione come faccio con i lubrificanti. Io vado a dare tutto lo spessore della parete perché ogni cellula riprende il suo ruolo e la sua forma, tanto vero che anche lo spessore della mucosa aumenta. Ma contemporaneamente vado ad agire sulla muscolatura liscia, sull'endotelio dei vasi, sul famoso punto G per chi ce l'ha, che è una benedizione, sui tessuti vescicali, sul pavimento pelvico. Quindi do dei precursori che il corpo della donna utilizzerà. Per che cosa? Per un progetto di salute. Infatti io dico sempre ai miei pazienti, io non faccio visite ginecologiche, faccio anche visite ginecologiche, ma faccio soprattutto progetti di salute. Al mio 50%, il 50% spetta alla donna, ma con questa bella alleanza una donna può guardare il futuro anche oltre gli 80 anni, veramente con fiducia e sentendosi entusiasta della vita.